Stavolta pare finita davvero. A un anno esatto dalla sua cattura, João Pessoa in Brasile, sulla costa atlantica, non lontano da Recife. Per il boss dell'Andrangheta, Rocco Morabito, 56 anni, arriva la conferma, la seconda in realtà, della sua estradizione verso l'Italia. Lo ha deciso la prima sezione della Corte Suprema Federale del Brasile, respingendo il ricorso del potente capo della Cosca di Africo. Fino alla cattura, era inserito al secondo posto della lista dei latitanti più pericolosi, subito dopo Matteo Messina Denaro. Da noi Morabito è stato condannato più volte per un totale di circa 100 anni di reclusione per traffico internazionale di droga. I giudici brasiliani però all'Italia ricordano che la sua pena non potrà superare i 30 anni. Dal bel paese, in particolare da Milano, dove aveva impiantato un fiorente traffico di cocaina, il boss manca da metà anni 90, fuggito per scampare alla prima condanna per droga. Ma per raccontare il personaggio c'è anche un altro particolare. Il primo arresto risale al 1988, quando 22enne all'Università di Messina, secondo i PM, minacciò un docente per un esame. Un'accusa da cui poi fu assolto, un fraintendimento, insomma, a differenza di altre condanne per droga e associazione mafiosa, quelle sì definitive. Catturato in Uruguay nel 2017, scappò dal carcere di Montevideo nel 2019, un'evasione rocambolesca passando per i tetti e finendo nel terrazzino di una signora, cui rapinò tutti i soldi in contanti, chiedendo però scusa prima di sparire. Una fuga durata 2 anni, fino all'ultima cattura in Brasile ad opera dei carabinieri del ROS, che lo avevano individuato a João Pessoa nel maggio scorso. Da allora Utamunga, come lo chiamano, ha trascorso gli ultimi 12 mesi in carcere a Brasilia. E adesso, salvo colpi di scena, dopo quasi 30 anni rivedrà l'Italia.